Siamo venuti al Senato oggi per chiedere la calendarizzazione dei vitalizi, l'abolizione dei vitalizi. 3 settimane di audizioni in Commissione Affari Costituzionali al Senato sono un'offesa per l'intelligenza dei cittadini. Sapete cosa stanno facendo? Stanno cercando di approvare in fretta e furia la legge che tutela le poltrone della casta che si è accozzagliata insieme contro il Movimento 5 Stelle, ma non ci fa paura, ma devono aver paura degli italiani. Noi vogliamo abolire i privilegi, tagliare i privilegi, non tagliare la democrazia. Dovete dire ai cittadini fuori di qua, attraverso le vostre telecamere, che qua al Senato si stanno unendo tutti per approvare leggi che non interessano i cittadini, non ci hanno perso, sono talmente codardi e vili. Noi siamo l'unico e l'ultimo baluardo e scudo umano a che cosa? Agli interessi dei cittadini che questi signori stanno calpestando. Quindi andate in giro a dire, noi andremo in giro a dire, tagliare i privilegi, tagliare i vitalizi, non tagliare la democrazia. Quindi dovete sapere tutti, i cittadini a casa devono sapere quello che sta avvenendo nel luogo che li dovrebbe rappresentare, che è il Parlamento della Repubblica Italiana, che invece sta calpestando gli interessi dei cittadini. C'è il whistleblowing, una legge che aiuta chi ha il coraggio di denunciare le porcate nella pubblica amministrazione, non la stanno approvando. L'abolizione dei vitalizi non la stanno approvando, ma stanno approvando la legge elettorale perché gli fa comodo. Questo è quello che sta avvenendo e noi faremo di tutto per impedirglielo. Devo dire di essere quasi stupito delle reazioni di alcuni colleghi per il fatto che abbiamo chiesto di dare l'incarico di governatore della Banca d'Italia a una persona diversa dell'attuale governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Chiediamo solo che venga rispettata ciò che dice la legge, che ogni 6 anni va rinnovato, che va nominato il governatore della Banca d'Italia. E secondo noi il fatto che venga nominata una persona diversa non è altro che un sinonimo di garanzia. Quante cose le nostre aziende avrebbero potuto fare con 100 miliardi che invece sono stati persi. Erano nelle banche, adesso non ci sono più e in tutte queste banche è intervenuta Banca d'Italia, o con gli ispettori o commissariando le banche. E secondo voi ha fatto un bel lavoro Banca d'Italia? No, ditemelo, perché se ha fatto un bel lavoro allora ritiro la mozione. Ma non è così! Non è così! 110 miliardi! E ad oggi non abbiamo ancora capito se il PD vuole o no Visco come governatore. Se c'è una cosa che hanno in comune il crack Monte dei Paschi di Siena, il fallimento di Banca Etruria e le banche venete, è proprio il fatto che abbiamo una vigilanza disattenta. Non capiamo per quale motivo non esprimersi in maniera chiara verso il Paese dicendo che non si vuole dare continuità ad un organismo che non funziona come quello della vigilanza di Banca d'Italia. Chiudo con un semplice esempio. Se voi foste una famiglia e questa famiglia avesse come unica attività una semplice attività commerciale, se da questa attività commerciale chi presiede questa attività perdesse tutti i soldi, voi rinnovereste l'incarico a questa persona? Ecco Presidente, noi no, perché il nostro sistema bancario ci teniamo, noi non vogliamo veramente che succedano altre cose, non vogliamo che il nostro sistema bancario perda altri 110 miliardi di euro e per questo voteremo sì alla nostra mozione, voteremo sì alle altre mozioni che dicono la stessa cosa, ma no alle mozioni ambigue come quelle del PD. Grazie Presidente. Ho richiesto sua presenza qui in aula, perché aveva il dovere di metterci la faccia, il 4 settembre scorso, quando il Presidente della Commissione Affari Esteri, Cecchitto, ha dichiarato in Commissione, cosa veramente passata nel silenzio generale, che la morte di Regeni non era stata la prima morte di un italiano legato a ragioni di petrolio. Dato che lei parlerà anche di sicurezza e difesa in Europa, questo è un tema assolutamente politico e importante. Prima ha parlato di Brexit e lei ha detto giustamente va rispettato, perché è un voto popolare e democratico. Santa pazienza, finalmente. Immaginate che Francia, Spagna, Germania o Regno Unito cambino le loro leggi elettorali a 6 mesi dalla scadenza della legislatura solo e soltanto per danneggiare una forza politica. Vi immaginate le reazioni? Tra l'altro, se incontra il premier bulgaro, gli chieda delucidazioni rispetto a, se non sbaglio, la Corte di Strasburgo che bocciò la legge elettorale appunto in Bulgaria proprio perché era stata approvata a pochi mesi dalla votazione per colpire una forza politica, se non sbaglio il Partito dei Verdi. Da questa parte invece in Italia, questo glielo deve dire. Con la legge elettorale liberticida spingete l'Italia su una deriva antidemocratica. Chieda qualcosa, perché magari vi potrà dare qualche suggerimento. Sarà compito nostro tentare anche di scardinare non soltanto le menzogne, ma anche determinati silenzi, perché alle volte i silenzi sono ancora più colpevoli delle menzogne. Grazie. Non esiste ancora una legge che tuteli chi denuncia la corruzione e il malaffare. E anche questa sarà approvata qui, ma ancora deve passare il vaglio della Camera.
Questa legge serve per tutelare, l'obiettivo principale è quello, non altro, tutelare chi denuncia la corruzione e il malaffare nella pubblica amministrazione. Spesso chi denuncia viene messo da parte, viene mobbizzato, rischia ritorsioni, viene spinto a tacere, a far finta di nulla. Nel dizionario italiano non esiste una parola che possa tradurre il whistleblowing e dare il senso positivo di una buona pratica come questa. E questo la dice lunga sul percorso che abbiamo ancora davanti da affrontare. Questa legge, che vorrei ricordare, porta la firma del Movimento 5 Stelle, non siamo quelli del no, siamo anche quelli delle proposte serie e concrete. Questa legge potrebbe essere la chiave di volta, la svolta epocale che tutti aspettavamo. Se a questo potessimo unire anche l'agente provocatore, che più di una volta abbiamo provato a introdurre, creeremmo quella base necessaria ad estirpare definitivamente la corruzione da questo Paese. Contiamo anche sul ruolo della Presidenza del Senato, che tanto si è spesa su questa legge, per la sua approvazione, che si faccia da garante perché alla Camera non sia affossata questa legge una volta arrivata lì, come merce di scambio per altri fini. Si è scoperto che nelle agenzie fiscali ci sono 340 indagati per vari reati, principalmente contro il patrimonio. Sto parlando di furto, rapine, estorsioni, corruzione. Ora, cosa sta facendo il governo? Si consente di aprire i nuovi concorsi imposti dalla Corte Costituzionale per la dirigenza di questi enti strategici a coloro che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento. Uno scandalo, una schifezza assoluta. Ma questa vergogna non sarebbe legittima nella pubblica amministrazione? E allora ecco il secondo passaggio, la seconda porcata che stanno approvando in questi giorni. Al Senato stanno approvando la riforma degli enti fiscali. Con questa riforma i partiti sostanzialmente vogliono tirar fuori l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane dal perimetro della pubblica amministrazione, che oggi li obbligherebbe a reclutare la dirigenza con concorsi fatti per bene. Cercheremo di bloccare questo schifo, ma vi chiediamo una mano, condividete queste informazioni, fate sentire la vostra voce, altrimenti avremo un fisco ancora nei prossimi anni che, anziché punire i veri evasori, continuerà a tartassare i normali cittadini e a insabbiare le cartelle esattoriali degli amici, magari di quelli che gli finanziano proprio la campagna elettorale. Siamo preoccupati per il corretto svolgimento delle prossime elezioni regionali siciliane. Sappiamo che le liste sono piene di impresentabili, addirittura c'è anche un sindaco arrestato qualche giorno fa. Sappiamo tutti che il voto di scambio, purtroppo, nel nostro paese, dal sud al nord, è un vero e proprio cancro della nostra democrazia. Per questo le chiediamo di compiere quest'atto, di richiedere il prima possibile l'osservazione dell'OSCE per queste elezioni. In questa legislatura io, come membro dell'OSCE insieme ad altri colleghi, ho monitorato le elezioni sia negli Stati Uniti sia in Russia. Qualche giorno fa sono state monitorate le elezioni in Germania. Quindi perché non fare la stessa cosa anche per quelle siciliane? L'articolo 43 del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati, che in senso analogo dispone l'articolo 34 della vigente legge elettorale siciliana del 1951, autorizza la presenza nei seggi solo degli elettori della sezione. È suo dovere riuscire appunto ad adottare qualsiasi misura necessaria per far sì che le elezioni, che sono elezioni amministrative, regionali, ma sono elezioni estremamente importanti anche su scala nazionale, le ultime elezioni prima delle prossime elezioni politiche, siano al riparo appunto da inquinamenti. E lei, come ministro responsabile della legalità della sicurezza sul territorio, ne deve tener conto. Grazie. Abbiamo presentato oggi la richiesta per una commissione di inchiesta sul caso di Manuela Orlandi, è un caso che non trova giustizia e verità da ben 34 anni. Noi come Movimento 5 Stelle crediamo che questa verità debba venire fuori. Noi ci auguriamo che tutte le forze politiche collaborino in questo disegno di legge con l'approvazione di commissioni di inchiesta, perché è già tardi e non abbiamo altro tempo da spendere se non in azioni assolutamente propositive. Venuti al Senato oggi per chiedere la calendarizzazione dei vitalizi, l'abolizione dei vitalizi.
3 settimane di audizioni in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Sono un'offesa per l'intelligenza dei cittadini.